Bene, ringrazio la regia della linea, sono le 22.03, questa è Radio Science TV con il programma di approfondimento dal titolo Osservatorio Antimafia, sempre in sostituzione ad Antonella Intanò e Ugo Lombardi. Ora vedremo anche con il mese di giugno di risolvere questa situazione che si è venuta a creare. Ringrazio appunto, come dicevo prima, la regia, questa sera di turno vedo Modena. Quindi un saluto a Ugo Moreno. Iniziamo l'Osservatorio Antimafia con la rassegna delle principali notizie, articoli che trovate all'interno della testata antimafia2000.com, testata online all news di Palermo diretta da Giorgio Bongiovanni. Il 2000, ricordate di scriverlo sempre in lettera, altrimenti non vi si apre, quindi antimafia2000.com. Iniziamo subito con le notizie che sono poste in primo piano. Strage Falcone, non vogliono la verità di Giorgio Bongiovanni. E qui la dice lunga. Di Matteo, la strage di Capaci e la trattativa. Qui c'è un'intervista che potete ascoltare. Poi Guido Loforte, grande professionalità e moralità, i PM del processo trattativa Stato-Mafia. Falcone, la strage, l'immobilismo e la forza delle parole di Lorenzo Baldo. Poi un articolo che qua merita di che ci si soff di, scusate, merita soffermarsi un attimo, diffamazione contro Di Matteo, condannati Sgarbi e Sallustri. Ecco, pensate fino a che punti siamo arrivati in questo paese, e si dà conto ai magistrati che rischiano la vita tutti i giorni per noi, ok? Perché sono i magistrati che stanno lavorando in prima linea sotto continue minacce. E ci sono purtroppo delle persone brute che vanno a attaccare questi magistrati che li prendono di mira. Qui, infatti, fortunatamente alcuni di questi hanno avuto una condanna e vi dico subito chi sono. Uno è Vittorio Sgarbi e l'altro è Alessandro Sallustri. Sì, vedete, cari ascoltatori, la storia si ripete. La stessa cosa succedeva all'epoca con altri personaggi contro Falcone e Borsellino e oggi si ripete con questi. Allora, vorrei capire appunto certe zone dello Stato da che parte stanno, ma è questa sentenza storica, perché è una sentenza storica, la dice lunga, lunga veramente, che i giornali avrebbero dovuto parlarne per mesi, mi riferisco alla sentenza del processo Stato-Mafia. Dunque, veniamo a questo articolo, allora, diffamazione contro Di Matteo, condannati Sgarbi e Sallustri. Su il giornale Rina veniva definito complice del magistrato. Pensate a che punti siamo arrivati. Siccome certe cose non si riescono a credere, allora ve lo rileggo. Su il giornale, tra virgolette, Rina veniva definito complice del magistrato. Un articolo scritto da Aaron Pettinari. Allora, Vittorio Sgarbi, ex assessore regionale della cultura in Sicilia ed oggi deputato, è stato condannato a 6 mesi di reclusione per aver diffamato sul il giornale il sostituto procuratore nazionale antimafia Antonino Di Matteo. A 3 mesi per omesso controllo è stato invece condannato il direttore del quotidiano Alessandro Sallustri. E questa è la decisione del giudice monocratico di Monza, Francesca Bianchetti. Ecco, questo è quanto è accaduto. Non aggiungo altro perché poi, insomma, voglio dire, lascio trarre a voi ascoltatori le più ovvie conclusioni. Ci spostiamo in centro home page, abbiamo una serie di articoli molto importanti che adesso ve li vado subito a ricordare. Il primo è prima che la notte. Una storia di vita di Teresa Marchesi. Strage di Capaci, ultimo viaggio di Giorgio Bongiovanni e Lorenzo Baldo. Strage di Pizzolungo, indagine chiusa di Aaron Pettinari. 'Ndrangheta, stragista, parla Cannella. Bagarella sapeva di Forza Italia già nel dicembre 93 di Francesca Mondin. Poi ancora altri articoli. La Lectio Magistralis di Giuseppe Lombardo, articolo di Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000.
La sentenza di Palermo e adesso i mandanti esterni delle stragi di Giorgio Bongiovanni. Molto importante questo articolo, vi invito di leggerlo, non solo di leggerlo, perché qui è un po' una scuola, si può dire, si può definire questa testata, ma di studiare questi articoli, perché veramente spiegano come sta, tra virgolette, viaggiando questa povera Italia. Poi andiamo adesso a zoomare l'attenzione alla presentazione del libro di Saverio Lodato, importante giornalista. Ecco, il titolo, il libro si intitola Avanti Mafia, perché le mafie hanno vinto. Qui ci sarà un importante convegno dove appunto verrà presentato questo libro. Questo convegno si terrà il 27 maggio alle ore 18 presso la Biblioteca Casa Professa a Palermo. Ci saranno dei personaggi noti a livello nazionale, iniziando da Pif, Lunetta Savino, Carmelo Galati, Nino Di Matteo, Leoluca Orlando e Giorgio Bongiovanni. Dunque, la novità è che ci sarà anche la nostra emittente insieme a Pianeta Oggi TV. Dunque, andiamo avanti. Allora, ricordiamo quindi questo appuntamento, ecco, ve lo ripeto, assolutamente da non mancare, alla presentazione del libro di Saverio Lodato dal titolo Avanti Mafia, domenica 27 maggio alle ore 18 presso la Biblioteca Casa Professa in Palermo. Poi abbiamo più sotto la Antimafia 2000 televisione, la versione televisione, dove praticamente potete seguire alcuni approfondimenti in video. Poi altri articoli sulla categoria Mafia News, ad esempio nuovo blitz alla noce in 11 in manette. Attentato Antoci resta senza colpevoli, chiesta l'archiviazione. Procura di Reggio Calabria, si è insediato Bombardieri. Poi abbiamo un'altra categoria interessante, diciamo un po' più generalista, ma sempre di notizie che riguardano in sostanza il nostro pianeta, che è sempre più ridotto ai minimi termini. Si chiama Terzo Millennio. Allora, vediamo il primo articolo scritto da Marco Politi, parla di Papa Francesco, striglia i vescovi ma contro scandali e abusi non basta tagliare qualche testa. Poi ancora, perché la tragedia siriana e di chi è la responsabilità? Questo è tratto da Megachip. Poi ancora, riaprire l'11 settembre di Giulietto Chiesa. Andiamo su un'altra categoria, opinioni, Guido Lo Forte, Cosa Nostra riesce a infiltrarsi in modo subdolo nell'antimafia di Salvo Palazzolo. Il PM Sabella ha condannato a pagare milioni di danni per il G8, se è così è la fine di Antonio Castaldo. Silenzi pericolosi di Roberto Morione. Poi abbiamo ancora un'altra categoria dal titolo Di la tua, siamo a taglio medio-basso. Dunque, Cutrò incontra il prefetto Caputo, il testimone di giustizia. Non si gioca con la vita della gente. Di Calogero Montana Lampo e Federica Barbadoro. Poi ancora ricordare Falcone in modo non consueto, combattendo, di Salvatore Calleri, e questo è il blogspot.it. Poi ancora il giornalismo libero ha cambiato l'Italia, di Maria Grazia Mazzola. E dopo abbiamo alcuni appuntamenti, lo Stato contro la mafia, Napoli 25 maggio, dunque poi abbiamo altri ancora, sto cercando di estrapolare i più importanti perché ce ne sono tantissimi. Allora, concerto dell'orchestra Falcone Borsellino per Falcone dentro la villa romana del Casale Enna 23 maggio. Presentazione del boss Torino-Roma-Napoli 21-24 maggio e 7 giugno.
E poi ancora abbiamo l'ultima categoria a taglio basso, dunque alternativa Pandora TV. Iniziamo con il primo articolo dal titolo Antonio Ingroia in memoria di Giovanni Falcone. Lo Stato è colpevole. Questo è tratto da pandoratv.it, l'emittente online All News di Roma, diretta da Giulietto Chiesa. Poi ancora, sempre da Pandora TV, un varco di libertà dai media asserviti al potere. Giulietto Chiesa presenta 100 Balfour Road da Pandora TV. E poi in fondo abbiamo anche l'arte di Gaspare Muzlo, che sapete che è un pittore. Questa è l'home page di Antimafia 2000. Ricordiamo antimafia2000.com, il sito internet, testata All News di Palermo. Ricordiamo ancora l'appuntamento per domenica 27 maggio alle ore 18, la presentazione del libro dal titolo Avanti Mafia, perché le mafie hanno vinto, di Saverio Lodato. Nel convegno ci saranno, insieme all'autore, dei personaggi noti a livello nazionale, Piff, Lunetta Savino, Carmelo Galati, Nino Di Matteo, Leluca Orlando, Giorgio Bongiovanni. Quindi un appuntamento non perdere, ripeto, ci sarà anche la nostra emittente Radio Saius TV con la testata Pianeta Oggi TV, che adesso andiamo a trovarla perché andiamo a dare un'occhiata a cosa è stato pubblicato nella home page. Quindi facciamo anche qui una piccola rassegna stampa. Come sapete, Pianeta Oggi è in collaborazione anche con antimafia2000.com. Quindi alcuni articoli, quelli diciamo più importanti, più significativi, li potete trovare all'interno anche di pianetaoggitv.net. Ad esempio, in primo piano abbiamo Stragi 92, Scarpinato, ancora troppi segreti. Il procuratore generale di Palermo al convegno su Falcone e Borsellino, a cura di Antimafia 2000. Poi l'articolo che è rimasto in primo piano per diversi giorni, diffamazione contro Di Matteo, condannati Sgarbi e Sallustri. Sul giornale Riina veniva definito complice del magistrato, articolo scritto da Aaron Pettinari. Poi andiamo avanti ancora, a taglio medio-alto, esce il libro di Lodato, Avanti Mafia, perché le mafie hanno vinto. Pubblicazione che verrà fatta, come vi ho detto prima, domenica 27 maggio a Palermo, presso la biblioteca Casa Professa. Poi abbiamo i nostri settimanali. Pianeta Oggi, settimanale, e rimaniamo sempre in tema perché parliamo di legalità, di antimafia, in modo particolare del progetto Legin, Legalità, Giustizia e Informazione, un progetto che è stato realizzato dall'associazione Terra Mater, la quale poi ha realizzato una 2 giorni, praticamente una 2 giorni di conferenza non stop, molto interessante, molto importante. Noi abbiamo fatto diverse interviste, abbiamo realizzato i settimanali, i quali vanno anche sul circuito RTV terrestre, radio televisioni del digitale terrestre, FM stereo, oltre naturalmente a Radio Saius TV. E vediamo il primo di questi settimanali, intervista a Pino Roveredo, garante per i diritti dei detenuti in Friuli Venezia Giulia, a cura di Maria Marzullo, che è anche presidente dell'associazione che ho poc'anzi menzionato, dal titolo Terra Mater di Brugnera. Siamo in provincia di Pordenone. Per maggiori informazioni vi dico anche, più che lascio, ve lo dico, il sito internet, che è il seguente, blogterramater.it. Ve lo ripeto, è semplice, blogterramater.it. Ovviamente è tutto attaccato. Poi a seguire, nel settimanale, troverete la presentazione del libro Quel terribile 92 di Aaron Pettinari, che come sapete è il caporedattore di Antimafia 2000. E poi abbiamo alla fine un importante intervento che io veramente vi prego di ascoltare, perché io l'ho definite sacrosante parole.
questo l'ho detto anche in televisione terrestre, perché l'abbiamo andato in onda anche sul terrestre, appunto, perché i nostri settimanali, come vi ho detto prima, vanno anche sul circuito terrestre, perché c'è questo importante intervento di una ragazza giovane, si chiama Beatrice, è del gruppo Our Voice, movimento culturale e internazionale, che sta denunciando questo mondo, perché dice così non si può andare avanti, noi siamo, voluto dire, nati in un mondo che lo troviamo distrutto. Perché? Ma perché ce l'hanno distrutto? Ecco, ecco la domanda, cosa lasciamo alle nostre, ai nostri figli, ai nostri nipoti un domani? E qui qualcuno dovrà battersi il petto, mia colpa, mia grandissima colpa, perché questo pianeta è veramente ridotto, noi forse nemmeno ci rendiamo conto, perché io credo che se ci rendessimo conto ci fermeremo subito tutti quanti e cominceremo a resettare un po' il tutto, il salvabile, perché credo che alcune cose siano irreversibili oramai. Dunque, andiamo avanti. Allora, questo è il primo settimanale, andiamo con il secondo, che è sempre dedicato al progetto LEGIN, Legalità, Giustizia e Informazione. Qui abbiamo l'intervista ad Antonio, Antonio Foiadelli, responsabile della Procura distrettuale antimafia di Venezia negli anni 90, a cura di Maria Marzullo, presidente dell'Associazione Terra Mater di Brugnera. Dunque, sempre in collaborazione col circuito radio televisivo terrestre, poi andiamo avanti ancora un altro settimanale, Legalità, Giustizia e Informazione, sempre inerente al progetto LEGIN, intervista a Marcello Fracanzani, componente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità in agricoltura e agroalimentare. Intervista curata dal sottoscritto. Poi ancora un'intervista a Stefania Limite, scusate, a Stefania Limiti, scrittrice a cura degli Our Voice, in collaborazione sempre con il circuito RTV interregionale ed RST Radio Science TV di Treviso. Abbiamo ancora un altro settimanale che merita di porlo sotto riflettori, sempre inerente al progetto LEGIN. Allora, qui si parlerà della sentenza storica del processo Stato-mafia e qui potete seguire ad una intervista al direttore della testata giornalistica antimafia2000.com di Palermo. Poi alla fine siamo a taglio ormai medio-basso, abbiamo una serie di articoli. Tratti da Antimafia 2000, ve li dico rapidamente, il primo è Governo Di Maio, Salvini, no mafia, col punto esclamativo. Poi ancora, Peppino, hai vinto. Andiamo avanti, lo sfruttamento minorile, un crimine contro l'umanità. Ancora un altro articolo, i bambini schiavi, così l'uomo ha ucciso Dio. Articolo questo molto forte, scritto da Giorgio Bongiovanni. Infine la rassegna di Radio Science Spazio 7, praticamente la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa e siamo a taglio ormai basso. Questa dunque è la home page, la rassegna stampa di pianetaoggitv.net che è diretta dal sottoscritto. Sono le 22:21, non abbiamo notizie importanti, notizie urgenti da aggiornarvi, direi di chiudere qui. Osservatorio Antimafia, vi ringrazio per averci seguito, però so che mi sfuggiva qualcosa, volevo anche parlarvi quindi aspettiamo, prolunghiamo un attimo, chiedo alla regia altri 2 minuti perché volevo parlarvi di quel movimento culturale che si chiama Our Voice, ve l'avevo accennato prima, molti di voi che ci ascoltano per la prima volta si saranno chiesti ma cos'è questo Our Voice? Allora, dicevo, è un movimento culturale internazionale composto da giovani di diverse parti del mondo e aperto a tutti coloro che possiedono gli stessi ideali di cui si fa portavoce. Attraverso ogni tipo di mezzo comunicativo, artistico e sociale denunciano le ingiustizie che attualmente affliggono il mondo, quali mafia, corruzione, spaccio di droghe, armi, inquinamento, povertà e qualunque tipo di violenza, che come catene invisibili collegate l'una all'altra fanno praticamente capo ad un solo potere criminale.
Il movimento è nato nel 2014 a Sant'Elpidio a Mare, di seguito si è espanso a Udine, in Friuli Venezia Giulia, in tutta Italia, a Montevideo in Uruguay, e poi anche in Paraguay, a Rosario, quindi Santa Cruz e praticamente in Argentina, quindi si sta sempre di più allargando. Quindi questi ragazzi stanno praticamente e giustamente protestando perché dicono siamo nati in un mondo ridotto così ai minimi termini, insomma è bene che qua ci svegliamo e dobbiamo insomma sistemare un po' tutte le cose. E noi padri non ci rendiamo conto che stiamo lasciando come si può dire, un ambiente inquinato, un ambiente di morte praticamente. Ai nostri figli. Ecco, se non ci rendiamo conto di questo e continuiamo ad andare avanti a seguire sempre il dio denaro, allora possiamo dire che abbiamo proprio fallito completamente, non ci sono giustificazioni. Bene, adesso è veramente tutto, sono le 22:24, da Massimo Nelli in studio che ha condotto Osservatorio Antimafia, vi ringrazio per averci seguito e buonasera.